anche questo maledetto arnese dalla testa. Ci hai messo, ah, sta finendo il film. Stai a sentire, John. Un po' mi dispiacerà quando vedrò quei tre spazzare nell'acido. Coraggio, boss, ma vieni con me. Alza il volume, alto. Gli oggetti, ma non ricorda alcun avvenimento, ignora la sua identità e quella delle persone che lo circondano. E poi la caratteristica principale è quella del cosiddetto azzeramento ipnotico, cerco di essere chiaro. Ogni volta che si addormenta il paziente perde la memoria, ogni giorno per lui è il primo giorno. E quali sono le cause, professore? Si dica. Su questo la dottrina è discorde, c'è chi dice che sia congenita oppure causata da un forte trauma. Nel caso in questione si è verificato con assoluta certezza in età prepuberale, quando il bambino è finito per sbaglio nella centrifuga della lavatrice industriale. Ma anche una scossa elettrica e episodi di congelamento attivano la sindrome. Ecco, concludendo, possiamo dire che è una malattia misteriosa. Che stai facendo, Jack? Che stai facendo? Johnny, Smarties contro anfetamine, no? E ti sembra il momento? Sempre il momento. Partita finita. Guarda che si sta svegliando. Ah! Ehi, hey, ah! Come stai? Ehi, ah, tutto bene, E voi che minchia siete? Siamo Johnny e Jake, Al, non ti ricordi? Siamo i tuoi migliori amici, Al. Chi è Al? Sei tu, Al.
Hai avuto un incidente 3 giorni fa al drive-in, ti ricordi? Che cos'è un drive-in? Johnny, ti devi convincere, questo c'ha la sindrome, sono 3 giorni che ci proviamo. 1 su 10 milioni proprio a noi doveva capitare. Anzi, fai una cosa, Johnny, ammazzalo così almeno la smette di soffrire, va. Tu sei Al Caruso, un gangster della famiglia genovese, detto Al Quattro Dita. Hai avuto un incidente e hai perso la memoria. Io sono Johnny Gresco, detto Johnny il Bello. Lui è Jack Amoruso, detto non tutte le ciambelle riescono col buco. Siamo i tuoi soci e i tuoi migliori amici da quando siamo nati. Johnny, non piangere che diventi brutto, per favore. Johnny, non fare così. È passato, Jack. Guardati nel portafoglio, Al. Dietro, Al. Era il giorno del tuo compleanno. Ti avevamo portato in Florida, perché dicevi che la Florida ti ricordava la tua Sicilia. Ma Johnny, non è che ogni due parole ti devi mettere a piangere, però. Fammi sta cortesia, non ti posso vedere che piangi, Johnny. Un po' di... È passato, Jack. E questa è casa mia. No, che dici? Questo è un albergo. Magari. Questo, Johnny. E che cosa mi è successo al dito? Questa è una vecchia storia. È stato Jack, ti ha sparato in un dito. Sì, ma per errore, Al. Jake, mi hai sparato in un dito! Sì, ma non è che di volontà mia ti ho sparato al dito tuo, che me ne fotte a me di sparare nel tuo dito, è basta capitato! Basta litigare, adesso basta, Jake, non c'è più tempo! Non c'è più tempo per cosa? Allora, Al, ascoltami bene. Ascoltalo bene. Era venerdì, eravamo al drive-in di Coney Island. Eravamo lì perché il boss... Se inizi sempre dalla fine, questo non capisce niente. Bisogna iniziare dall'inizio, lo dice la parola stessa. E allora fai una cosa, ascolta il professorone. Al, stasera potremmo essere morti. Abbiamo una sola possibilità e dipende tutto da te. Ma devi ascoltare la storia, tutta la storia. Soprattutto non devi addormentarti perché non abbiamo più tempo per raccontartela di nuovo. È chiaro? Sei pronto? Una sola cosa prima che tu cominci. Tutto quello che vuoi. Posso non chiamarti Johnny il Bello? Tutto è cominciato giovedì, il giorno del compleanno di Jake. Tanti auguri in pasta comane, tanti auguri a Jack. Minchia ragazzi, pure la torta, ma siete impazziti. Soffia Jack, soffia. E certo che la soffio. Johnny, mettila sul tavolo. La spenta con la tosse, la spenta. Malacchia, per favore, ti vuoi levare da qua, per cortesia. Johnny, ma sempre a Melissa ci devi fottere la torta. Sono 7 anni che fottiamo la torta a Melissa e ti è sempre piaciuta. Perché cambiare, Jack? Eppure tu c'hai ragione. Bravo, Jack, taglia la torta, io devo dire una cosa a Johnny. Vieni, preparo qualche fettina, Senti, ti devo parlare di una cosa importante. Hai un minuto di tempo? Ma ti sembra il momento? Ah, ci sono i regali! I regali! E apriamo questi regali! Sì. E apriamo questi regali! I regali, me ne sono dimenticato! Come te ne sei dimenticato? È il giorno del mio compleanno, ti scordi i regali, ah! Sì. Ma che testo c'hai? E che è qua sotto che mi dà fastidio? Cosa c'è qui sotto, sapevo. E che cosa sarà mai? Un profumo? Non hai bisogno tu di profumi, avanti. Un paio di scarpe da tip tap. Ma se non sai ballare. No, non è vero. La mia pistola preferita, Al. Ma come facevi a sapere che mi piaceva proprio la pistola? Tu 3 gusti hai, la pistola, le anfetamine e la torta di Melissa. Minchia, che bella. Jack, ma che c'è qua sotto, Jack? Johnny, smettila di fare la sceneggiata, l'ha già fatto Al, un regalo, no? Un regalo, e che cos'è? E io l'ho capito, i colpi. No. Voilà. E che cos'è? È un libro, Jack. Di Caravaggio. Il pittore.
Ci sono anche le tavole, guarda, giovanili, in cui sperimento un nuovo uso della luce. Body with fruit. Sei contento? Ti sembro scontento, Johnny. Minchia, Caravaggio. Caravaggio, Jack. Sì, sì. Al, comunque, grazie per questo regalo che è meraviglioso. Jack, digli che ti piace. Ma sì, Johnny, mi piace, minchia. Senti, hai i colpi? E i colpi, pensavo che li prendeva Johnny. Johnny? Io ero indeciso tra i colpi e Caravaggio. E hai scelto il Caravaggio? È compleanno di merda. Jack, ma che hai dietro l'orecchio? Dove? Qui, dietro l'orecchio. Che cosa? Qua, da un caricatore nuovo. I colpi, dammi sti colpi. Non fare il cretino che vado in bestia, lo sapevo. Buon compleanno, Jack. Grazie, amici. Che fai, Jack? Che fai? Johnny, ho guardato il libro di Caravaggio e lasciami provare sta pistola! Minchia, quante volte ti ho detto che non si spara in casa, Jack? Quante? 5. No, 7! Johnny, non mi sta in testa. E poi hai fatto anche cadere il quadro del Carmichael, cretino! E adesso te lo riappendiamo, su, che te ne frega! Ah, vieni, dammi una mano, va! Dov'era? Qua? Un poco più, esatto, lì, va bene. Tieni, stai fermo, eh. Stai attento a non farmi diventare altre dita. Non ti preoccupare. Grazie. Fermo, Pronto? Vecchio Nul, come te la passi? Come? Nul? Ma quale parola? Lo sai che non me la ricordo la parola, sono io! Di quanto sei rigido però, è Nul! Johnny, com'è la parola d'ordine? Fulmicotone! Fulmicotone? Ti faccio lo Ok. Sì. Ok. No, l'ho capito, non sono mica cretino, Tanti saluti. Johnny, andiamo. Un lavoretto da nulla. Johnny, che stiamo aspettando? Picchia sull'acceleratore. Al, sei sordo? Al, c'è tuo fratello, ti sta chiamando, non senti? Non ho sentito niente, non sento niente. Avanti, andiamo, Johnny, che è tardi. Ma dove andate sempre così di fretta? Dobbiamo ammazzare a Frankie, culo di gomma! Ma che sei cretino, Jake, adesso lo sanno tutti! Ah, gliel'hai detta quella cosa? Johnny, se ti ho detto che devi andare, devi andare! Ho capito, Al, ma se tuo fratello... Come te lo devo dire? Bastava dirlo. L'ho detto. Venite a prendere un succo di more, dai! Vai! Tanto tuo fratello viene sempre per ultimo! Ha, 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 ha.
Che c'è da ridere? Niente, mi ha fatto ridere un po' anche a me. No, è che è il tuo fratello, no? Che c'è da dire sul mio fratello, parla? Niente, così, dico che a conoscerlo superficialmente, tuo fratello è un po'... È un po' cosa, parla. Niente, dai, lasciamo perdere, non parliamone più. No, parliamone, stiamo parlando di mio fratello, parliamone. Non parliamone più, wow. Allora, Alti, sta dicendo che tuo fratello... ti sta dicendo che tuo fratello è un ricchione. Mio fratello non è un ricchione, è raffinato. Cos'è tuo fratello? Raffinato. Ma comunque stiamo facendo lavoro, facciamolo e basta, va bene? Se ammazzare qualcuno, ammazziamolo e basta! Ehi, il clima... E come si fa ad ammazzare la gente con questo clima? E siamo delle macchine, eh? Jack, che dobbiamo fare oggi? Dobbiamo ammazzare a Frank il culo di gomma. Ah, e questo l'hanno sentito tutti, eh? E poi? E che giorno è oggi? Oggi è giovedì. Lunedì e giovedì, alle 5 ci tocca lo Stardust. Un'altra volta lo Stardust. Che preferivi, andare a spallare la merda al cinodromo? Tira a destra, Johnny. Eccola, Frankie culo di gomma. Johnny, accosta. Frankie! Frankie! Allora, Frankie, com'è botta? Salve, ragazzi. Dove stai andando di bello, Frankie? Vado a casa che c'ho il piccolo che non sta tanto bene e ho comprato pure le medicine. Speriamo che sia una cosa passeggera, Frankie? Speriamo, Jack. Vieni che ti diamo un passaggio in macchina, va. Grazie, tanto io sto qua, sono arrivato, grazie. Ti ho detto di venire in macchina, Frankie. No, grazie, Jack. Veramente, tanto sono arrivato. Parlo una volta sola, se ti dico di salire in macchina, sali in macchina! Frank, ringrazia Jack per il passaggio. Grazie, Jack. Ragazzi, per cortesia, fatemi scendere. Veramente, non ho fatto niente, vi giuro. Stai tranquillo, Frank. Non ti può succedere niente. Sei tra amici, respira, tranquillo. Ma fatemi scendere, c'ho i bambini a casa che mi aspettano. Chi? Gli orfanelli? Quelli è meglio che si abituano. Jack, per favore. Ragazzi, ma non ho fatto niente, vi giuro, non ho fatto niente. E se non hai fatto niente, non ti devi preoccupare, capito? Johnny, vai dritto verso la discarica. No, la discarica no. Lo so che cosa succede alla discarica. E che cosa succede alla discarica, Frankie? Che si butta la spazzatura, eh? L'hai detto, Johnny. Sempre dritto, eh? Allora, ti prego, fai qualcosa qua. Siamo stati bambini insieme, ti prego. Siamo stati bambini insieme, ti ricordi, Al? Ti ricordi, Al? Quando eravamo piccoli. Allora, eravamo piccoli. Non tirare su col naso che mi dà fastidio. Sta fettina, prendi sta fazzoletta, che forse neanche quello c'hai. Johnny, possiamo fare qualcosa per questo ragazzo? Siamo stati bambini insieme. Vabbè, va. Oggi mi sento di buon umore. Hai visto? Frankie, se risponderai a una domandina facile, te ne torni a casa dai tuoi bambini, eh? Grazie, Johnny. Ti dico tutto quello che vuoi sapere. Ecco, allora dimmi, qual è la capitale della Birmania? Ma come? La capitale... La capitale della Birmania, Frankie. Ragazzi, ma perché fate così? Come faccio a sapere la capitale della Birmania? Ma non la so. Ai, che peccato, Frankie. Tra l'altro potevi dire una cosa qualsiasi che a noi andava bene. Chi minchia la sa la capitale della Birmania, Frankie? Il cacciante mi fai abbassare da ridere. Sempre che ci cascano con questa cosa. Ma quanto è bella la mafia. Ti prego, fai qualcosa. Vediamo che cosa si può fare. Johnny, non lo possiamo mandare a casa. Le regole sono regole, Al. C'ha ragione, Johnny, che mondo sarebbe senza le regole, eh? E poi anche volendo, come facciamo col boss? Quello vuole il suo cuore su un piatto d'argento. E che problema c'è? Ammazziamo un cerbiatto e gli portiamo il suo cuore al boss. Non avete visto Biancaneve 7 nani? Così facciamo una buona azione e non ci ha rimesso nessuno. Grazie, Al. Grazie, Ale. Alzati, Frankie. Oggi è il tuo giorno fortunato. Vai, scappa da questa città maledetta. Come potrò mai ringraziarti, Ale? Mi hai salvato la vita. Corri e non voltarti indietro.
E se ti capita un giorno, accendi un cero al tuo amico Al Caruso. Ora vai, Frankie. Scusa, ma non avevi detto che volevi salvargli la vita? Sì, Johnny. E dove minchia lo troviamo un cerbiatto a New York? I don't go out walking. I ain't for no talking. Davvero ho fatto questo? Ho ucciso un uomo a sangue freddo. Uno, cento! E tutti con un tocco d'artista, vero Jack? È per questo che ti vogliamo bene, Al. Dopo che abbiamo seppellito Frankie in culo di gomma, siamo andati al solito bar. Il quartier generale del boss Sam Genovese, detto Coscia di Pollo. Il nostro boss. Johnny, ti posso parlare 5 minuti? È importante. Non è il momento, Al. E non è mai il momento, però, eh? Prima al lavoro, eh? Adesso vediamo gli appuntamenti di domani. Allora, gli appuntamenti di domani. Facciamo le mani, boss! Allora, vediamo domani. Ore 4, far saltare la tintoria dei Jefferson. E mi raccomando, Jack, non come l'altra volta che ti sei dimenticato il numero e hai fatto saltare un negozio a caso. Sì, però poi era quello giusto. Quella è fortuna. Non si lavora così, siamo professionisti. E comunque, la tintoria dei Jefferson è tra la 7ª e la 72ª. È chiaro? Non guardare me, John. Io i numeri non li dimentico mai. Ho un metodo infallibile. E sarebbe? È basato sugli anni di Cristo. È una bomba, me l'ha insegnato uno di Salerno. Oh, dimmi un numero. 5. 5. Bravo. 5. E 5. Non si può fare. Il numero deve essere superiore a 33. Le regole sono le regole. È basato sugli anni di Cristo, l'ho detto prima. 72. 72. Oh, 72. Era quasi meglio 5, va. Però, 72, l'avete detto. Vuoi cambiare? No. No. 72, senti Johnny, fammi un numero più facile, va! Ma che minchia di gioco è, Al? Non è un gioco, è un metodo scientifico. Avanti, Johnny. 35. E 35, che ci vuole, no? Gli anni di Cristo, più 2. Stampato e chi se lo dimentica più. Però, Johnny, guarda che c'è del metodo in questa cosa, eh? Jake. Stai a sentire. Ah, facci vedere. 50. 50? Senti, io il metodo te l'ho insegnato. Adesso è anche giusto che tu cammini con le tue gambine, va bene? Io devo andare al gabinetto a fare un bisogno. The big one. Ma Johnny, com'è che... Cioè... Lascia perdere, Jack. Bevi e lascia perdere. Allora, alle 4 domani. Johnny. Che c'è? Johnny, ma quello non è a Frankie Topo di Fogna? Mi credevo che l'avevano sciolto nell'acido. Quale, Jack? Quello alto, quello che si è voltato. Quello col cane? Non quello, quello più a sinistra. Mia a sinistra o tu a sinistra, Jack? Minchia, Johnny, quello col vestito nero. Ma nero nero o grigio scuro che sembra Minchia, nero, Johnny, Jack? Quello! Ma... Ah, quello! Ma no, quello non è Frankie Topo di Fogna. Io pensavo che dicessi quell'altro, quello che assomiglia a Joe DiMaggio. Quale? Quello col vestito scuro, Jack. Quale? Quello col cane? No, quello alto. Ma quello più a sinistra mia? Jack, quello di fianco, quello a sinistra. Ma di fianco quale, Johnny? Minchia, Jack, quello! Scusa, Johnny. Io pensavo che tu dicevi quello col cane. Quale cane, Jack? Non vedo nessun cane. Quello, Johnny.
Jack, quante volte te lo devo dire? Non si spara ai cani! E perché? Perché sono animali superiori! Chi l'ha detto? Ma la scienza lo dice, Jack, la scienza! La scienza! Ma che ne sai tu di scienza? Dice Don Genovese che se non la smettete subito, vi scioglie nell'aceto come Frank dopo De Fogna. Che gli devo rispondere? Scusa. Gli anni di Cristo, più 17. Che cosa? 50, è il numero che mi hai detto. Hai visto che funziona? Lascia perdere. Il boss vi vuole vedere, adesso. Avete sentito? Alzare il culetto, forza. Come va, ragazzi? Tutto bene? Sì, boss, tutto bene. Non ci si può lamentare. E il lavoro? Il lavoro tutto bene, boss. Oggi, ad esempio, che dovevate fare? Che non mi ricordo. Dovevamo eliminare Frankie culo di gomma, boss. Questo Frankie culo di gomma? Che fa la cresta sulle scommesse? Zitto! Questo culo di gomma che ha venduto 7 dei nostri alla FBI! O era questo? Quello, boss, quello dovevamo eliminare. Frank Contropelo, il barbiere sulla 15ª. Dovevate ammazzare una spia! E avete ammazzato un barbiere. Non so proprio più come fare con voi, ragazzi. 2 settimane fa avete chiesto il pizza ai negozi sbagliati e oggi mi ha mangiato un barbiere! E poi ci serve pure la storia del Barbon. Quale Barbon? E quella partita di Barbon che dovevamo consegnare, invece ci siamo scolati al party di Billy Piorrea. Cosa devo fare con voi? Cosa devo fare? Avanti, ditemelo voi! Forse si potrebbe... Jack, è una domanda retorica, non si deve rispondere! Bisogna ammazzarli, boss. Le regole sono le regole. Su questo nulla ragione. Però come vi ho sempre insegnato, tutti devono avere un'ultima possibilità. Tutti. Anche culo di gomma. Culo! La capitale della Birmania! Avete capito voi? Lui la sua possibilità se l'è giocata molto male. Ora vediamo come ve la cavate voi. Nulla. I dadi. Ora lancerò questi dadi. Forza, ditemi un numero. Se uscirà proprio quel numero avrete salva la vita. Avanti, qual è il vostro numero fortunato? 50. 8, boss. Il nostro numero fortunato è 8. Scusi, boss, ma 4 e 3... Scusi per l'interruzione, boss. E però, Johnny, mi dovevi proprio spezzare l'osso del collo, eh? Tu devi solo star zitto, Jack. E comunque mia madre mi ha sempre insegnato che 4 e 3 fanno 7. Se per questo tua madre faceva anche la bottana, Jack, eh? Sì,
ma raffinata. E comunque i conti li sapeva fare. Tu devi smetterla di ribattere, Jack. Devi smetterla di ribattere. Io te la estirpo quella voglia di ribattere. Hai fatto troppi errori. Noi siamo dei professionisti, fior fior di professionisti, Jack. E se in genovese è stato categorico, questa è la nostra ultima occasione. Sì, però Johnny, ma noi da morire andare a pigliare questa vecchia. Preferisci essere sciolto nell'acido? Certo che no, Johnny, lo sai che sono allergico. E poi portare in giro per la città la zia di San Genovese è un grande onore. Sai che onore? L'anno scorso è toccato a Nick il demente. Taci, Jack, taci e basta! Non ne posso più quando parli! Adesso andiamo a prendere questa vecchia, la portiamo in giro per la città, la facciamo divertire, siamo gentili, siamo deferenti, la portiamo da Tiffany, la portiamo a prendere il tè con le cassatelle e poi la riportiamo a casa e alle 5 p.m. cascasse il mondo, saremo davanti allo Stardust. Ok? Johnny, mi hai convinto. Oh. Andiamoci a pigliare sta minchia di vecchia. Allora, siamo gentili, non diciamo parolacce, non diciamo volgarità e soprattutto non diciamo vecchia. Ok, Jake? Ok? E allora andiamo a prendere sta teenager. Buongiorno signora e benvenuta. È un piacere accoglierla in questa città di New York. Città bellissima, ma non altrettanto di lei che lei. Johnny, non potresti essere più sintetico? A me piace, anzi dà più umanità così. Contenti voi. Buongiorno signora e benvenuta. È un piacere accoglierla in questa città. Città bellissima, che ha i suoi piedi bellissimi, ma non altrettanto che lei. Bellissima, Johnny, l'hai detto in un modo più superlativo. Ascolta, ti devo parlare, hai un minuto di tempo, che ti devo dire una cosa. Ale, è tutto il giorno che mi stai tormentando, ho bisogno di provare la parte, se no arriva e non so cosa dire e faccio una figuraccia, hai capito? Prova la parte! Certo! Buongiorno signora e benvenuta. Johnny, sta arrivando. Ragazzi, mi raccomando, About more bus loading at platform 119 and not 63. Buongiorno signora e benvenuta. È un piacere accoglierla in questa città che è bellissima, ma non altrettanto che lei. Oh, ma che gentili, buongiorno. Non si affatichi, lasci il bagaglio a me. Oh, che accoglienza. Ma voi chi siete? Lei non è la zia di Sam Genovese? Giovanotto, non ha nipoti. Sono sterile. Ma va, fanculo, va. Lei è la zia di Sam Genovese? Ah, sì, sì, sì. Oh, buongiorno signora e benvenuta in questa bellissima... Ma Jack, che hai fatto? Ma Johnny, non ho fatto niente, ho solo fatto così! Che Maria! Jack, Maria! Ma quante volte ti ho detto di non tenere la canna della pistola verso l'alto, quante? Cinque! No, sette! Finché non mi sta in testa, Johnny! Scappiamo! Dove? Di là, di là! Ma che minchia hai fatto, Jack? Ma che minchia hai fatto? Non ho fatto niente di male, Al, non ho mica fatto apposta. Siamo morti. È tutto per colpa tua, un pasto come una merda. Johnny, non ho fatto niente, ho fatto solo così. Tieni il volante, Al. No, Johnny, dammi Johnny, questa no, pistola, no, Jack. Johnny. Questa è una pistola maledetta e adesso ho smesso di uccidere innocenti. Johnny, la mia pistola nuova! È il regalo più bello della mia vita! E se ti portavi dietro il libro di Caravaggio, tutto questo non sarebbe successo! Che facciamo adesso? Genovese sicuramente ci sta già cercando. Dobbiamo scappare, dobbiamo nasconderci, alzi. Ma dove? Johnny, mi è venuta fame.
Tieni il volante, Al, tieni il volante. E che c'è, Johnny? Che fai? Johnny! Se non ti ammazza Genovese, ti ammazzo io con queste mani, Jack! Gira a destra. Andiamo da mio fratello Herbert. Dopo la storia della vecchia avevamo le ore contate. Appena saputa la notizia, Genovese ci avrebbe sguinzagliato contro i suoi cani. Dovevamo trovare un posto dove nasconderci. Casa di Herbert era il luogo ideale. Lì nessuno ci avrebbe cercato. Siamo condannati, spacciati. Che facciamo adesso? Che facciamo? Sai che facciamo, Johnny? Un bel sandwich, una birretta fresca fresca. C'è solo un modo per uscire da questa situazione, Al. Usare il cervello. Oh, io mi chiamo fuori, Jack, non fiatare, non fiatare! Al, vieni qua. Adesso ci sediamo, ci concentriamo e non ci alziamo di qua finché non ci è venuta un'idea. Chiaro? E se fiati, t'ammazzo! Ok. Proprio ora che stavamo quagliando. Che a meno male, perché mi stava andando in pappa il cervello. No, Herbert, un'ora fa. Certo che l'ho trovate le chiavi, sennò come faceva a essere dentro? No, non gliel'ho offerto il succo di more, mi vergogno. Mi vergogno? Ti dico... Johnny, gradiresti un succo di mora freschissimo? No, grazie. Ci sarebbe una birretta. Certo che c'è anche Johnny. Non gliel'ho detto ancora. Non ho trovato il momento. Non ho trovato il momento. Ti dico che adesso glielo dico. Ti dico che glielo dico. Adesso glielo dico, va bene. Senti, Johnny, lo so che non è il momento, ma ti devo parlare. Al, non ti sembra che abbiamo cose molto più importanti da discutere? Ti sembra il caso? Fidati, è il caso. È tutto il giorno che te lo devo dire, vieni. Che c'è? Che c'è, Al? Che c'è? Respira, tranquillo. Respira, tranquillo cosa? Tutto bene. No, niente va bene, Al, niente. Voglio dire, in famiglia tutto bene. Ma che c'entra la famiglia? Vuoi un succo di more? Non mi piace il succo di more, Al. Qual è il problema? Su. Quello che voglio dirti... Jack, non mettere le tue mani a appiccicose dappertutto. Lascia stare le cose dove stanno, perché sono cose delicate, capito? Delicate, queste cacate. Non sono cacate, quello è un capodimonte originale, roba italiana. Tu che ne capisci, costa un mucchio di soldi. Postala dove l'hai trovata. L'arte non la capirò mai. John. Quello che devo dirti, perché da un po' te lo devo dire, e a proposito di Herbert... Ah, il ricchione. Non è ricchione, è raffinato. E comunque sono cose che non ti riguardano e sto parlando col mio migliore amico Johnny. Johnny, tu non hai niente contro mio fratello, vero? Figurati, ognuno è fatto a suo modo. A volte la natura fa le piante dritte e altre volte le fa storte. Che ho detto di male? Che ho detto? Che ho detto di male? Vai fuori di qua! Al, ho paura a rimanere solo, cado in depressione! Al! Amico fraterno! Tutto bene, sei comodo?
Son comodo, Al, son comodo. Succo di more? Mi fa schifo il succo di more. Al, dimmi quello che mi devi dire e la chiudiamo qua. Qual è il problema? Comunque, questo non lo trovi in giro perché lo fa mio fratello. Però... Vabbè, no, no. Vabbè, tranquillo. Quello che... Tu come lo trovi ultimamente, Herbert? Bene, ah, lo trovo bene. Vero? Sì. Mi sa che si è mezzo innamorato. Ah, sì? Tu che ne pensi? Niente, ah, che ne devo pensare? L'amore è una cosa bella. Vero. Qual è il problema? Il problema, se si può chiamare problema, è che la persona di cui si è innamorata Herbert non è una donna. Beh, ah, me l'immaginavo, eh. Perché si vede tanto. Io non ho pregiudizi, eh. Sono un uomo libero, non ti preoccupare. Bravo. Questo mi aiuta anche ad aggiungere che la persona che non è una donna, ma è un uomo, e che pezzo di uomo, quest'uomo... Sì, ma anche tu non mi aiuti, Johnny! Insomma, quello che devo dirti è che la persona di cui si è innamorata Herbert sei tu, Johnny! L'ho detto! In che situazione mi hai messo, Al? Non preoccuparti, io non mi voglio immischiare nelle vostre cose. Ti chiedo solo di parlargli e dirgli che non sei innamorato di lui. Se è così. Al, fidati, è così. E chi ha detto il contrario? Ti chiedo solo di parlargli e dirgli che i suoi sentimenti per te non sono corrisposti. Se è così. Mia, se dici un'altra volta se è così ti sparo in testa. È così. Io quello che avevo da dirti te l'ho detto. Adesso tocca a te. Tocca a me cosa, Al? Lascia aperta la porta del cuore. Ma che dici? Che stai dicendo, Al? Grazie, Johnny. Herbert, ascolta, io non so come dirtelo, ma... Johnny, non devi dire niente, so già tutto. Ti chiedo solo di farmi un ultimo regalo. Se è lui. Grazioso, vero? Al, è uno spettacolo raccapricciante. Johnny!
Johnny, che fai qua tutto solo? E vieni di sotto. Voglio stare un po' da solo, ragazzi. Johnny, guarda che se per caso è per Herbert, quello se n'è andato, Se n'è andato Herbert? Sì. E dove? Dice che andava a stare un po' da sua sorella. Un momento, un momento. Ma io ho una sorella. Si chiama Janet. Una cosa sola, dimmi. Ce l'ha un mestiere? Il più antico del mondo. John, guardami, John. Ma che c'hai? Tanto vale che ve lo dica. Ho deciso di costituirmi. Ma sei rincretinito, Johnny, che stai dicendo? Che... Johnny! È che sono stanco, sono veramente stanco. Soprattutto di te, Jack. Ma ti vuoi fare 50 anni di galera? Beh, meglio la galera che sta vita infame, sempre braccati, sono stufo. Sono veramente stanco. Soprattutto di te, Jack. Johnny, però non è che te la puoi pigliare sempre con me. E comunque, che credi che io non ci abbia pensato? Pensato? Jack, ma se non ti sei ancora chiusa la fontanella, che vuoi pensare? Mi però, sempre pessimista. Sempre a guardare the dark side of the moon. Ma perché sto qui con voi? Ma perché? Perché? Perché ti diverti, te lo ma dico io. Johnny, fatti 50 anni di galera. L'ho fatta, lei va. Ma va a fanculo tu, va. E te lo dico proprio in faccia. Va bene, Steve. No, come dici? Oh, guarda che la sala... Forse mi è venuta un'idea. Un gazpaccio con la cocaina. Da una parte c'erano 50 anni di galera, dall'altra un bel bagno nell'acido. C'era un solo modo per uscire da quella situazione. Un micotone. Ciao, Fix. Oh, come stai, Null? Tutto bene? Che te lo dico a fare? Hanno fulminato la zia del boss. Ma che mi stai dicendo? È tutto così assurdo. Ma chi è stato? Sono stati quei due in Bastacoma. L'idea era semplice ma geniale. Vendere il boss alla FBI. Sono 20 anni che cercano di incastrarlo senza venirne a capo. In cambio ci avrebbero dato un mucchio di soldi, una nuova identità, una nuova vita. Ma servivano le prove. Per prima cosa avevamo bisogno di informazioni. Ma che mi stai dicendo, Null? Guarda, ci sono rimasto malissimo anch'io. Adesso toccherà ammazzarlo e mi dispiace. E com'è che lo devo ammazzare? Non tu! Ha detto Coscia de Pollo che ci vuole pensare lui personissimamente. E io che devo fare? Tu devi organizzare l'incontro. Digli a Ben di farsi trovare stasera a Drive-In The Coney Island alle 8:30. Oh, non lo farei insospettire, Era l'informazione che stavamo cercando. Un bell'omicidio era proprio quello di cui avevamo bisogno. Ora si trattava di raccogliere le prove, venderle all'FBI e levarci per sempre Coscia di Pollo dalla minchia. Ma non avevi detto di non aver più dolore? Questa maledetta busta come la mossa. Abbiamo tutta la notte. Chiara, quanto ci hai messo? Okay. Sta finendo il film. Era ora, Messo quanto ci ho messo. Devo fare tutto io, devo fare. Ma guarda questo. Io rischio la vita e questo mangiavo popcorn. In golla, in pasticcone. E che devo fare, Johnny? Queste sono le basi del pedinamento. Ma che parla a fare con lui? Che a me neanche mi... Basta, Jack. Fammi sentire il collegamento. Vai a sentire, Johnny. Mi dispiacerà quando vedrò quei tre squazzare nell'acido. Coraggio, boss, la vita continua. Sta arrivando bene, preparatevi. Accendete il registratore. Penso io, Johnny. Schiaccia rec, no play. E che facciamo? Cancelliamo Pasta Fasulo Song, la mia canzone preferita. Schiaccia rec, no play. E schiaccia almeno Non c'è tempo, schiaccia rec. Tutto stava andando alla perfezione.
Il boss aveva deciso di giocarsi la vita di Ben con il solito trucchetto delle carte. Era solo una questione di attimi. Ed è lì che è successa la tragedia. Che succede, boss? Che succede? Johnny, l'ha ammazzato. Ben, mi ha salvato la vita. Hai vinto nulla. Ben mi ha salvato la vita e io non volevo uccidere. Ma non lo ammazza più. Ben, amico mio, abbracciami. Adesso lo sta baciando. Prenditi una goccetta di polvo. Gli ha salvato la vita e adesso non lo ammazza più. Ma che minchia di regole è? Ma così ci salta tutto il piano. Abbiamo cancellato paste fasulle song per niente. Stacca tutto, Al. Poi, prima di andare via, qualcosa è andato storto e hai preso la scossa. Hai capito, Al? Al, mi stai seguendo? Al, che fai? Al! Non dormire, Al, non dormire! Sono 5 minuti. Ma che 5 minuti? Sei pazzo? Stai sveglio, Al, tirati su, fai un giro per la stanza. Ah, sì, Johnny, sì. Lascialo dormire, solo 5 minuti, ma che ti costa? Perde la memoria, Jack, se si addormenta, poi dobbiamo raccontargli tutta la storia di nuovo. Hai sempre ragione tu. Al, stai su, sì, stai sì, su, non dormire, fai un giro per la stanza. Ora faccio un giro, sì. Caffè, ecco, ci vuole caffè. Jack, adesso io vado a prendere il caffè e tu ti occupi di lui. Non devi farlo addormentare per nessun motivo. Chiaro? Stai su, Al, stai su. 5 minuti, eh. Al. Jack, mi posso fidare di te? Johnny, ma perché fai domande retoriche? I don't go out walking. I ain't for no talking. Che albergo della minchia. C'ha le pareti di carta. Lo senti quello della stanza di fianco che sta usando? Ehi, ma che si è mangiato un tritacarne? She never have left me. Just a sitting and a rocking. Ti sento, diavolo, che sei in questa casa! Entra in me! Entra in me, diavolo! Satana di un satanazzo! Io ti scaccio da questa casa maledetta! Io ti posso affrontare! Che minchia sta succedendo, Jack? Vai via, Satana! Che Johnny mi sto baciando dalle risate! Entra in me! Entra in me! Che gli hai fatto? Ma niente, Johnny si è addormentato. Poi quando si è svegliato gli ho fatto credere di essere un esorcista. So che sei qua, non mi fai paura. Abbandona, rientra nel tempio. Ma sei impazzito? Che Johnny da ammazzarsi in due dalle risate, Johnny. Che bella vita che facciamo, Johnny. Guarda che ridere fa bene, Johnny. Il bello deve ancora avvenire, Johnny. Sei gli abissi senza pace. E credici un pochino. Diavolo, ti ho trovato finalmente. Esci da questo corpo deforme. Entra in me! Cosa sei? Entra in me! Abbandona questo grottesco involucro ed entra in me! Entra in me! Adesso! Come faccio con te, Jack? Come faccio? E che ne so, Johnny. 2 ore di lavoro buttate via. Quante volte te l'ho detto? Non è un giocattolo! Non è un giocattolo! Ma mi annoio, Johnny! Jack, Jack, Jack! Comunque faceva ridere, di' la verità. Al! 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 E voi chi minchia siete? If ever you're restless and you're feeling low,
Don't think that the city is the place to go. Well, I'll tell you one thing worth thinking about. If you come in, make sure you can get back out. The great city's playgirls, they're always around. Now you're in and now you want back out. You worked your way in and now you want to back out. Hai capito adesso? Cosa? Il cerchio si è chiuso. Quale cerchio, Johnny? Cali, incastrare boss, drive-in, scossa. E questo mi dovrebbe aiutare? Minchia, cerca di concentrarti. Concentrati e ascoltami. Siamo andati al drive-in per incastrare il boss, ma Ben gli ha salvato la vita e il piano è andato puttane. A proposito, Johnny, perché non ci andiamo pure noi? Ed è proprio lì, quando Ben ha salvato la vita al boss, che mi è venuta l'idea, chiaro? Non proprissimo. Bevi il caffè, ascolta. Ben era condannato a morte, proprio come noi, ma ha salvato la vita al boss e il boss l'ha salvata lui. Hai capito? Minchia, è facile! Se noi salviamo la vita al boss, il boss salverà la vita a noi. È una regola. Se noi salviamo la vita al boss, lui salverà la vita a noi. Eh? È una regola. Oh. Stampata. Se è una regola. Bevi. E ancora? No. E qui entra in scena tu. È la parte più importante del piano. Abbiamo poco tempo e non possiamo sbagliare. Dipende tutto da te. Dipende tutto da te. Abbiamo poco tempo e non possiamo sbagliare. Tutto dipende da me. Solo io posso riuscire. Tutto dipende da me. Bravo. Perfetto. E chi se lo scorda più? Bravo. Caffè. Bravo. Ancora? Sì, caffè. Allora, Genovese fra poco arriverà in albergo e salirà nella sua suite, che è all'ultimo piano. Tu esci dalla finestra, sali sul cornicione, ti arrampichi e entri nella sua stanza. Cornicione, finestra, stanza. Cornicione, finestra, stanza. Stampato. Bravo. Scusami, Johnny, ma a che piano siamo? Al 19esimo. Ma sei pazzo, Johnny? Siamo al 19esimo piano! Lo so che è difficile, ma solo tu puoi farcela. Lo sai, io soffro di vertigini. E Jack? Beh, possiamo affidare la nostra vita nelle mani di Jack? Io vi consiglierei di no. Poi... Sei l'unico che può farcela, Al. Minchia, Johnny, sono 19 piani! Al, non ti riconosco più. Ma dove è finito l'Al Caruso di un tempo? L'Al Caruso che si buttava nel fuoco per gli amici. L'Al Caruso che non aveva paura di niente e di nessuno. Dove è finito? Che tristezza. Ho solo una cosa da dirti. Non abbiamo altra scelta, Al. Stiamo mettendo la nostra vita nelle tue mani. Ora dipende tutto da te. Che rispondi, Al? Minchia, Johnny. Fosse anche l'ultima cosa che faccio, non ti deluderò. Quant'è vero che mi chiamo Niccolò Carosio? Al Caruso, Al Caruso, non Niccolò Carosio! Johnny, te l'avevo detto che non poteva funzionare. Ammazziamoci col cianuro che è più dignitoso. Johnny, scusa, è stato un attimo. Dimmi che devo ammazzare e lo farò. Non ammazzare, Al, non ammazzare, salvare la vita! Johnny, stai calmo. Johnny... Jack, noi stiamo affidando la nostra vita a questo e questo non sa neanche come si chiama. Johnny, stai calmo, dammi retta, che con la calma si ottiene tutto. Allora, Al, ascoltami bene, eh? È facile. Allora, adesso tu esci da quella finestra. Ti arrampichi sul cornicione ed entri nella stanza di San Genovese. Cornicione, finestra, stanza, questa la so. Un gioco da ragazzi per te, no?
Quando sarà entrato dentro la scusami, stanza... Scusami, Jack. Ma perché non entriamo dalla porta come tutti quanti? E Al c'ha ragione. Perché non ci abbiamo pensato? Perché non entriamo direttamente dalla porta e magari ci presentiamo con dei sandwich, delle birrette, chiamiamo pure una fanfara, suoniamo le trombe, spariamo per aria. E che credi che se si poteva entrare dalla porta? Io e lui non ci pensavamo, che siamo due cretini, io e lui. È arrivato Sherlock Holmes, è arrivato. Calma. E tu chi sei? Che vuoi calma, Jack. Ma chi t'ha... Calma, Jack, calma! Scusa, John. Non possiamo entrare dalla porta perché davanti alla porta ci sono Tom schiena di legno e Sam mani di merda. Hai capito? Scommetto che quello che gli cadono le cose è mani di merda. No, quello è Tom, schiena di legno. È per quello che non si può chinare. E perché a quell'altro lo chiamano Sam mani di merda? Che c'entra? Quello è perché ci puzzano le mani. Ma è possibile che non ne azzecco uno? Scusa, Johnny, ma... Adesso basta con le domande e ascolta. Questo è il piano. Tu esci dalla finestra, fai 20 metri di cornicione e arrivi alla scritta dell'hotel. Ti arrampichi sul traliccio, superi l'insegna e arrivi al cornicione del piano di sopra. Quando arrivi all'ultima finestra, no quella, quell'altra, la forzerai con un coltellino e ti introdurrai come una faina nella stanza del boss. Una volta nella stanza, ti infilerai nell'armadio. Quindi io devo stare nell'armadio? Esatto. Sono allergico alla naftalina? No. Sono claustrofobico? No. Minchia, John, hai proprio pensato a tutto. Dopodiché, mentre io sono nell'armadio, arriverà Genovese. Esatto. E quello è il momento. Esco dall'armadio e lo ammazzo. Non lo devi ammazzare, Al. Dobbiamo salvargli la vita. Se lo ammazzi avremo addosso tutta la mafia di New York. Ma com'è che questa cosa non mi entra in testa? Salvare la vita, salvare la vita, salvare la vita. È così semplice. Allora, Al, quando arriverà Genovese, tu non ti devi muovere, devi solo stare fermo ed aspettare. A un certo punto lui ordinerà la cena. Ed è lì che andremo in scena noi, io e Jack. E come facciamo a sapere che Genovese ordinerà la cena? Al, sono 3 anni che facciamo la scorta a Genovese, tutte le volte la stessa storia. Alle 7 ordina il pollo fritto, alle 8 arriva la buttana, alle 8:05 siamo tutti in macchina. Al, ascoltami bene. Quando Genovese ordinerà sto pollo fritto, io e Johnny gli prepareremo una sorpresa che quello se la ricorda per tutta la vita. Scenderemo in cucina e con una scusa distrarremo il cameriere e al posto del pollo ci facciamo trovare una bella pistola. È un gioco da ragazzi, no? Proprio qua dovete stare, voi. Ehi, re. Vecchio Fred, come te la passi? Vecchio Fred! Sì, bene, bene, sto lavorando, per favore! E lo vedo, Fred. E vediamo che c'hai preparato oggi. Le patatine, il tuo capolavoro. L'ho appena guarnito, mi stai rovinando il lavoro. Rilassati, Fred, che te ne fotte. Oh, li hai visti ieri i Dodgers, Fred, quest'anno è l'anno buono, fidati. Con Tony Campanella il titolo non ci sfugge, pam, Fred. Senti, Jack, ho da fare, non mi interessa, neanche mi piace il baseball, lasciami lavorare. Hai ragione, Fred, senti, una cosa sola e poi ti lascio in pace, Sempre che tocca. Fred, se tu mi portassi un piatto di pasta con le sarde... Sai quello con la maggiorana, il finocchietto, come lo fai poi col letto di caciocavallo sopra, Ti piace, perché quella è buona. Lo spettacolo, Fred. E questo è l'ospizio dei poveri! Vai fuori e te lo compri! George!
Ma basta con le sale. Alla suite! Jake, Jake, quante volte te lo devo dire? Il piano lo racconto io. Tu tappati la bocca. Al cuoco ci penso io. Johnny, questa sì che è una bella sorpresa. Come stai? Bene, bene, Fred, e tu? Non mi posso lamentare. Hai fame? Ti faccio assaggiare le patatine, sono venute un capolavoro. Vieni, vieni. Non mi toccare, Fred. Scusami, Johnny, scusami. Vediamo. Un capolavoro. Puoi fare di meglio, Fred. Sono crude. No, davvero, Johnny, mi dispiace. Mi dispiace, intanto il danno è fatto. Vado a prenderti qualcos'altro? Se ci fosse una pasta con le sarde, se ci fosse... Non lo devi nemmeno chiedere. Te ne preparo un piatto pure per Al, eh? A proposito, dov'è che non lo vedo? Al non c'è, Fred. È malato, non viene. Mi dispiace. Ci vuoi qualcosa da bere? Fai tu, Fred, fai tu. Ragazzo! Oh, alla suite. All of me, can't you see? I'm no good without you. Il cameriere porterà la cena genovese. Tom e Sam lo faranno passare. Immaginati la scena, Al. Appena il cameriere sarà nella stanza, tu uscirai dall'armadio. Genovese non avrà nemmeno il tempo di parlare. Basterà sollevare il coperchio. Goodbye left me with eyes that cry. How can I go on? E a quel punto arriviamo noi. Spieghiamo al boss che il cameriere lo voleva ammazzare, che abbiamo scoperto un complotto ai suoi danni e gli abbiamo salvato la vita. E il gioco è fatto. E voi come fate a entrare se fuori dalla porta ci sono i due guardaspalle? Non ti preoccupare, Al. A schiena e mani ci pensiamo noi. Che c'è, schiena? Ti vedo nervoso. Ti è nervoso, ma? Due ore senza fumare per colpa tua? T'ammazzerei qua? Che esagerazione! È o non è un piano geniale? Johnny, a te te lo devono dare il premio Nobel per la mafia. E se non te lo danno, è perché è tutto magna magna. Bravo. Scusa, Johnny. Ma se io sono dentro l'armadio, come faccio a sapere quando è il momento di uscire per ammazzare il cameriere? Seguimi, Al. Come tutte le grandi idee, questa è semplice ma geniale. Voilà. Cos'è? Una semplice lampadina. Tieni. Quando ti arrampicherai fuori sul cornicione, ti porterai la lampadina. Salirai nella stanza del boss e la nasconderai dietro il divano e ti infilerai nell'armadio con la lampadina. E lì devi solo aspettare, al resto penseremo noi. Quando arriverai il cameriere, Jack accenderà la lampadina e zac, quello è il segnale. Al, quello è il segnale. Al, devi uscire dall'armadio. Bell'idea della minchia. Che c'è, Al? Non può funzionare, Johnny. Perché? Non può funzionare. Perché, Al? Ho paura del buio, Johnny. Ho tanta paura del buio, ti prego. Dimmi che non lo devo fare. Dimmi che non lo devo fare, Johnny. Calmati, Al. Ho tanta paura del buio. Ti prego, fatti venire un'altra idea. Questa non si può fare, io ho paura del buio. Non posso calmati! Ho paura del buio. E dagliene un'altra, Johnny. Sei un cacasotto. Ho paura.
Sei un essere repellente, guarda. Ma no, ma perché? In nome della nostra vecchia amicizia. E poi quando ero rimasto lì dentro, voi non potete sapere, mi è mancato... Ma certo, è facile. Facciamo il contrario. Che facciamo, Johnny? Ci portiamo l'armadio del boss qui? Ma no, cretino. Entrerà nell'armadio con la lampadina accesa. E il segnale sarà quando gliela spegniamo. Al, hai paura? Adesso no. Vai. Johnny, sei un genio! Mio fratello aveva visto giusto. Una piccola domandina. Ancora, Al. Ascolta, e se quando arriva il cameriere, Manni e Schiena decidono di perquisirlo e trovano la pistola? Mia, anche il più geniale dei piani ha una minima percentuale di rischio. Ma Johnny, ma questo è del 97%. Vabbè, allora basta, non facciamo più niente, allora basta. Lascia la lampadina e andiamo tutti a casa, eh? Vorrà dire che ci faremo, per colpa tua, una bella nuotata nell'acido, eh? Quattro bracciate a dorso, finché ce l'avrai un dorso. Vattene. Vattene da questa stanza e non farti più vedere. Mi fai pena, mi fai. Bell'amico che ci eravamo trovati, Jack? Che fai ancora lì? Levati di mezzo. Johnny! Che c'è? Johnny! Sta arrivando Genovese. Sta arrivando Genovese? Sì, Johnny. Ci vado io, Johnny. No, non possiamo mandare Jack, ci farebbe ammazzare tutti. E allora vado io. No, Johnny, tu no. Mio fratello Herbert non me lo perdonerebbe mai. Al, ce la puoi fare, ce la puoi fare! Ce la posso fare, ce la posso fare. Gesù, perché proprio io? Non guardare sotto, Al, non guardare sotto! Stai andando benissimo, Al, bravo, bravo! Sì. Johnny, non ce la faremo mai. Genovese sta per arrivare. Che sono cretino, Jack. Ho bloccato l'ascensore. Che albergo della minchia. Ho paura, non ce la posso fare. È facile, Al, c'è il traliccio, è facile. Io torno indietro. E salta, Al, che devo fare? Ti devo sparare. Ma come minchia è che mi trovo qui? Dai, Al, ce la puoi fare. Non è successo niente, Al, bravo, non è successo niente. Non è successo niente. E che doveva succedere? Doveva cadere il palazzo. Johnny. Che c'è? Johnny. Che c'è, Jack? Non mi interrompe. Johnny. Al, la lampadina. Al, hai scordato la lampadina.
E ci mancava pure questa. Adesso io te la tiro. Adesso lui te la tira. Jack, non continuare a ripetere quello che dico io. Dammi il filo. Che non va mai bene niente. Non disincastare. La lampadina. Ah, sei pronto? Uno, due, tre. L'ho presa! L'ho presa! Ce l'ha fatta, Jack! Ce l'abbiamo fatta, Johnny! Bravo, Johnny! Vieni con noi! Non mi toccare, Jack! Mi fa schifo! Scusa, Johnny. Bravo, Al! Arrampicati! Sì! Bravo! Perché non scappiamo, John? Che tocchi, DJ, che non è roba per te, non hai mai avuto manualità. Lascia. Johnny, adesso lo ammazzo. Guarda che volo che gli faccio fare. Jack, calma. Non vi preoccupate, ne prendo una dentro. Fate caccia, boss. Il bagno è pronto comunque, tutto a posto. E che albergo della minghia. Johnny? Che c'è? Johnny, ti ricordi quando io volevo comprare 30 metri di filo? E tu ti sei sentito in dovere di dire la tua. Sì. Poi quanti metri hai comperato? 25. E dimmi un po', Johnny, quanto abbiamo risparmiato?
È mezzo dollaro. C'è Jack. Giuro che se non si accende altre esco. Uno. Due. E questo per ricordarti le minchiate che dici. E ora, cari ascoltatori, vogliamo occuparci di un singolare fatto di cronaca, o se preferite anche di un caso medico che sta appassionando l'opinione pubblica della nostra città. Purtroppo non si hanno ancora notizie dello smemorato che è scomparso 4 giorni fa. Il suo nome è Calogero Buccheri, 35 anni. È uno dei pochi casi noti di sindrome di Quaggott. È alto 1,75 m circa, capelli neri, corporatura snella. Unico segno particolare, una menomazione alla mano sinistra. L'ultima volta che è stato visto si trovava, come sempre, nella tintoria di famiglia. Data l'unicità del suo caso e ciò che questo soggetto rappresenta per la comunità scientifica, il Lincoln Institute di New York ha messo a disposizione una cospicua ricompensa per chiunque possa fornire informazioni utili al ritrovamento dello smemorato, che è scomparso ormai da oltre 72 ore. Gli investigatori non escludono possa trattarsi di un rapimento a fini di estorsione. Chiudiamo il nostro notiziario con lo sport. Nuova vittoria per i Dodgers, grazie a 3 fuoricampo di Tony Campanella, ma dovranno fare a meno del loro battitore nei prossimi 4 incontri. Era ora. Entrate. John e Jack la paglia. Adesso basta con le truffe, eh? Ci dedichiamo ai rapimenti adesso. E così io avrei fatto 19 piani a piedi. Per sentirmi dire che dovrei andare su, buttare giù una porta, senza uno straccio di prove, senza il mandato, per rovinarmi la carriera? Ma chi mi garantisce che di sopra c'è lo smemorato? 2 cretini come voi? E se le dicessimo che in quella stanza c'è anche Sam Genovese? Da quanto tempo state cercando, capitano? 10 anni. 15. Ah, forse sono anche 20, Johnny. E che cosa avete ottenuto? Noi ve lo stiamo consegnando su un piatto d'argento. 2 al prezzo di 1. Lo smemorato e Sam Genovese. E che cosa chiediamo in cambio, Jack? 2 misere tagliette. Ma quasi quasi io ci ripenserei, Johnny. Jack, ho già speso la parola col capitano. A noi una miseria e a lei la gloria. Ma come avete avuto queste informazioni? Ehi, capitano, non è che le si può raccontare proprio tutto, tutto, tutto. Ma vuole restare capitano tutta la vita? Non sogna anche lei una bella scrivania di mogano, con il portapenne in madreperla, il tagliacarte in avorio, eh? Jack, tu ce l'hai il tagliacarte in avorio? Johnny, non ce l'ho, ma appena incassiamo i soldi della taglia, giuro che è la prima cosa che mi compro. Eh certo. Va bene. Vi giuro che se questa è una stronzata, io mi gioco la carriera. Ma voi finite San Quentino. Lo sapete cosa succede a 2 come voi a San Quentino?
muovere! Sei fottuto, Genovese! Stavolta sei finito. Dov'è? Dove l'hai nascosto? Ma che minchia stai dicendo? Nascosto a chi? Quanto ci volevi fare con lo smemorato, Te lo dico io quanto ci farai. 30 anni di galera ci fai. Stai pestando la merda più grossa della tua vita, capitano. E se dessimo un'occhiata nell'armadio? E questi due chi sono? Dove li trovate? A Circo Barno? Ridi, ridi, ridi. Check. È scappato Jack, ci ha fottuti. Volete guardare anche qua dentro? Nell'armadio tutto a posto. E l'antitarma in regola? E il tuo mandato in regola? Scommetto che neanche ce l'hai il mandato, capitano? O posso cominciare a chiamarti Ex? Bastardi. Lo sapevo che finiva così. Ma io vi faccio marcire in galera, vi faccio. Perché tu invece dove credi di finire, capitano? Trovati un avvocato! Violazione di domicilio, minaccia a mano armata, abuso di potere! Sei fottuto, capitano, fottuto! Avanti, fuori dai coglioni! Tutti fuori! E liberate i miei uomini! Se vuoi, ti posso trovare io un avvocato. Ne conosco tanti. Dipende dal prezzo. Grazie, grazie. Grazie per avermi salvato la vita. Grazie, ma come avete fatto a trovarmi? Come avete fatto a trovarmi? Ero sotto il letto da 3 giorni, grazie. Con questi agari grossi come zanzare che mi entravano dappertutto. Questa faccia la ricorderò come la faccia della salvezza. E allora, non è andata come pensavi che andasse, eh? Boss, o devo cominciare a chiamarti Ex? Portatemi a casa. Se in Genovese ti dichiaro in arresto per il rapimento di Calogero Buccheri, hai il diritto di non parlare. Se parli, tutto quello che dirai potrà essere utilizzato in tribunale contro di te. Hai il diritto a una telefonata. Ancora grazie, Calogero. No, mi piace, che mania. Minchia, se non c'eri tu, non mi vengono le parole, Johnny. Quando mai ti sono venute, Jack? Pensavate che vi abbandonavo come cane? 20 anni di amicizia, mica si buttano via così. 20 anni. Basta bere caffè. Se no mi addormento. E che vuoi che ti succeda? Fai una bella dormita e dimentichi tutto quanto. E domani fresco come una rosa ti ritrovi nella tua bella lavanderia di merda. Jack. Sto scherzando, sto scherzando. Non si può scherzare tra noi. Scusate, posso chiedervi un'ultima cosa? Tutto quello che vuoi, siamo amici. Tutte le cose che mi avete raccontato. Tutto inventato. Fatemi passare, devo vedere mio fratello. Dov'è? Calogero! Calogero! Non proprio tutto, tutto, tutto. Tolga le mani di dosso, devo vedere mio fratello. Mi sbraccio quanto voglio, ha capito? Calogero! Calogero, ma che faciste? Mette sta a robare Mr. Johnson, sa le cose da consegnare. E allora? Prima non lavate per lo strato. Ma che sei pazzo? Perché c'è una frenata nelle mutande. Ah, quella, ha provato di tutto ma non viene via. Mica roba brutta.
Hai provato con l'omino bianco? Ho provato, ma appena visto la mutanda l'omino bianco si è impiccato. Ah, che figlio che hai. Che succede, Johnny? Perché ci siamo fermati? Ho bisogno di riflettere, Jack. E su che minchia devi riflettere, Johnny? È finita la benzina. E facciamola. La benzina non si fa, Jack, la benzina si compra. E prendiamo i soldi e l'andiamo a comprare. Quali soldi, Jack? Perché i soldi del boss e dello smemorato te li sei già bevuti. Io? Se tu non ti compravi questo portagioie di Luigi XVI e avremmo ancora un po' di soldi. E Johnny, secondo te dove le ficco le anfetamine, eh? È colpa mia se sono un uomo con un certo gusto che ha un certo savoir-faire, eh? Comunque, Johnny, tu te ne devi stare proprio zitto, sai? C'era bisogno di comprarsi un orso polare da mettere sopra il volante. Ma che dici, Jake? Questa è tutta immagine. Serve per lavorare. Che ne sai tu? Che ne sai? Sì, Johnny, comunque non litighiamo per queste cacate. Ti ricordi cosa diceva nostro padre? I soldi sono fatti per essere scialacquati. E quindi, boys, scialacquate, scialacqua. Jake, non abbiamo mai avuto un padre. Però sarebbe stato bello ricevere un'educazione così, vero, Johnny? E ora occupiamoci di una notizia veramente originale. Pensate che Hurricane Hogan, il nuovo astro del Bronx, il terribile peso medio che ha vinto gli ultimi 3 incontri per KO alla prima ripresa, non è ancora riuscito a trovare un avversario. Ha addirittura messo in palio una borsa di $5,000 per chi avrà il coraggio di sfidarlo. Quindi fatevi sotto, ragazzi. Fra voi e 5,000 bigliettoni c'è soltanto il diretto destro di Hurricane Hogan! The night was clear and the moon was yellow and the leaves came tumbling down. Sei forte, sei il più forte! Sono forte. Sono più forte. Hai vinto 25 incontri prima del limite. Sono forte. Sai che devi fare, Al? Usare il gancio sinistro come quando l'anno scorso hai steso Ray Sugar Robinson, ok? Sono un dio! Ho steso Ray Sugar Robinson e non l'ho mai sentito nominare. Ammazzo, Hurricane! Quanto è vero che mi chiamo Nicolò Bumbum Caroso! Respira bene, bravo.
Sputa. Bravo, sei più forte. Non farlo avvicinare, mai, allora, mai. Allora, ascolta, quando sei in difficoltà, abbraccia. Ecco, abbraccia. Nome Alluno. Respira, Al, respira. Al, Al. Al. Ecco, ecco. Annusa, annusa, Al. Annusa i sali. Si riprende. Al, come stai? E voi che mi incaffiete? Sing, 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 sing. Everybody start to sing. La-di-da, oh, ho, ho. Now you're singing with a swing. Sing, sing, sing. Everybody start to sing. La-di-da, oh, oh, oh. Now you're singing with a swing. And when the music goes around, everybody goes to town. But here's something you should know. Oh, oh baby, oh, oh, oh. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. La-di-da, oh, oh, oh. Now you're singing with a swing. Start to sing, la-di-da, oh.